Amici e amiche di Pepe High Tech, bentornati sul canale. Questa sera, questo pomeriggio, questa mattina, a seconda di quando state guardando il video, vi porto Resident Evil 3 rimasterizzato. Ma ora basta parlare e ci vediamo direttamente con la partita. Iniziamo, iniziamo. A proposito, prima però costumi Jill, Carlos. No, usiamo Carlos. Look predefinito, va bene. Era una maglietta che fa contrasto con... va bene. Ecco, inizia, inizia. Nella storia moderna non ricordiamo altre epidemie diffusesi così in fretta. Fanno il ferocito, stanno dando fuoco agli edifici. Le autorità si preparano ad altre rivolte. Stanno rivolte. Verificando incendi. Ci sono pestaggi e... Era venuto completamente assicurato dalle ferite. Yeah. È stato dichiarato lo stato di emergenza. Il CDC ha isolato l'intera regione centro-occidentale degli Stati Uniti. La dedizione, Umbrella. L'onestà e l'integrità sono questi i reali valori che costituiscono le fondamenta dell'Umbrella Corp. È con questi principi che contribuiamo a costruire un futuro migliore per l'intera umanità. Ah, ecco appunto. Iniziando il gioco, eccolo qui. Vediamo un po'. Questa maglietta che fa sì, un po' di trasparenza. Bello, mi piace questo effetto che fa. Non è proprio verde come il telo dietro, però va bene. Ma non deve essere Carlos. Questo mi sembra più un corpo femminile. No? Mi sbaglio? E come piove? Piove con la pompa? Ah, posso muovermi. Va bene, ok. Quindi iniziamo a muoverci. Ok, X. Ah, giustamente. Tutti si allaga a casa con questo tipo, con questa pioggia. Ok. Qui non ci interessa. Qui andiamo di qua. Ok, qua pure scorre qualcosa. Ma perché io ho scelto Carlos, sono Jill? Va bene, dai, va bene. Ops. Aia, aia, un brutto sogno. Sai, sarà sognando. Oh oh, che incubo. Avrà mangiato pesante. Va bene, comunque, vediamo. Ah sì, stava sognando. Ma io... Oh, bene, iniziamo bene. Bella esclamazione. Va bene. Questo incubo mi perseguita. Allora... Altri tre giorni, poi dirò addio a questa città. Bene. Ma io avevo scelto Carlos, devo iniziare per forza con Jill. Che succede lì fuori? Non lo so. Devo vedere. Rifacciamo il percorso del contrario. Lì c'è il bagno. Vediamo c'è qualcosa di interessante. La fontana aperta.
Aspetta, accendiamo la luce. Ok, bene. Acqua. Sotto è tutto tranquillo. Dai. E sono sempre Jill. Sei Carlos. Sì, tutto a posto. Era un incubo, dai. E ora? Vediamolo, meno male. Oh, 28 settembre, ore 20.07. Raccoon City. Telefono. Che diavolo è? Dove sei il telefono? Ah, eccoti là. Sta arrivando, un attimo. Non corre. In casa è pericoloso. Corre, non si corre. Rispondiamo, pronto? Pronto? Jill, stai bene? Brad, cosa c'è? Senti, devi andartene da lì. Cosa stai dicendo? Non c'è molto tempo, vattene via da lì, ora, subito. Ok, fammi prendere. Urco, Ken. Questo lo vedo grosso, eh. Iniziamo proprio bene. Ah, bene. Ah, questo pure se lo spara a testa non muore. Non faccio niente io. Il gioco si gioca da solo. No, mi sa che ora tocca a me. Che cazzo era quello? Non lo so, però se corri più veloce non sarebbe male. Ok. Eh? Ok. Devo andarmene da qui. Usciamo dalla finestra. Sì. Di corsa pure, vai. Boh. No, devo andare qua dentro allora. Sì. Vai, forza. Un po' acciaccatella. Oh, mi hai fatto spaventare. Mamma mia, e si scende così avanti alle persone, ma dai. Che schifo. Chi è uscito dal braccio? Un tentacolo? Bene, mi ho tagliato il tentacolo, l'appendice, chiamiamola come vogliamo. Spero che non era una lingua. Spero niente che non sia stata una lingua. Qualche altra cosa ti deve succedere. Poi siamo morti fino adesso. Va bene, dai. Forza, veloce. Oh, la scaletta. Oh, diavolo. Ma allora mi dovete far spaventare ogni volta? E ora? Piano di sotto direttamente. Bene. Altro che ascensore, dai. Dai, claudicante, zoppicante, così non va bene, dai. Ok, e ora? È rimasto incassato da dietro, spero. Va bene. E scappiamo, vai. Lascia la città, obiettivo. Da questa parte. Brad. La vedo molto facile. Ciao, Brad. Stai bene? Che cos'era? Sì. Non ne ho proprio idea. Pare che ce l'abbia con gli unici due stars rimasti in città. Tu e io. Ah, bene. Io me la squadra. Guarda Tito. Più tempo passa, più siamo fottuti. Ah, ok. Va bene, andiamo. Non lo so. Ma i casini non arrivano mai da soli. Sì. Dai, è un po' più veloce. Bene. Ehi, aspetta! Siamo qui! Dannazione! Non posso crederci. Come ha fatto l'infezione a propagarsi così? Boh. Fred! Stai attento! Opla là, non conviene stare di vicino. Scappiamo, corri. Spero di trovare subito nonno. Qualche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ho perso il conto. Vai.
Ok. Beh, sì. Ok. La porta sul retro, vai! Ecco. Merda, non pensarci adesso. No, mi ha staccato mezzo braccio, non ci penso, mica così. Perché ci dovrebbe pensare, Brad? No, ti prego. Siamo ancora una squadra. Ah, così dicono. Tutto puttane come me. Vai! Bene. Ciao. Ciao. Ok. Perdonami. Eccola qua, una pistola, bene. Mi spariamo in testa per sicurezza. Ok. Ah, Brad mi sa che è morto. Ah. Ah, bene. Iniziamo bene. Già sono finiti i colpi. Ok. Quindi. Ah. No, non uscire un cerchio per dirmi. Cerchio covato ti passa. Ah, di qua, sì. Ah, andiamo, andiamo. Il parcheggio sembra semplice arrivarci, però ci arriviamo, dai. Dubito che. E tu? Signore, sta bene. No, indietro. Non dai. Avvicinare. Non ha sentito. Un elicottero sta venendo a salvarci. Sì, sì. Salvarci. Io non mi muovo da qui. Bravo. Il parcheggio è qui vicino. Possiamo andarci. L'unico insieme. Posto sicuro è qui dentro. Sì, vabbè, ciao. Oh, proiettili, bene. Ricarica. Ok. Quindi tra poco si spara. Vai sul tetto del parcheggio. Sbrighiamoci, non vorrei farmi azzannare da questi. Andiamo. Ah, ok. Via, 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 via. Ma non c'è una mappa? No, quello è l'inventario. Quello non è niente. Lo vediamo dopo, dai. Ah! Merda. Ah, forza, fammi andare, sbrighi. Ah, dai, ecco. Mo funzionava bene, no? Ah! Oh, non solo ho trovato la pistola, ho trovato proprio tutta l'imbardatura, tutto il foderino. Guarda, bello, mi piace. Brava, brava Jill. Però volevo usare Carlos, avevo selezionato. Forse evidentemente ho sbagliato a selezionare. Oh, siamo arrivati sul tetto. Non so perché temo. Temo che precipiti l'aereo. Dai, corri più veloce! Che strana previsione che si è avverata! È saltato per aria! Non me lo sarei mai aspettato, però è saltato per aria! Ahia! Una trotta lui! Tu, cadavere, togliti! Ok, dimmi che guido la macchina! Ah, sì! T'apparevo! Dai, e c'ha ragione, dai, non mi far dire la parolaccia pure a me. Ah, uno stronzo. Oh, beh, secondo me non è stata un'idea saggia, perché è bello grosso. Finiamo giù. Sì. Aia, ci siamo fatti male, direi. Aia. Sì, sì, che botta. È ancora vivo. Ma no, dai, ancora vivo, ragazzi, ancora vivo, aiuto. Andiamo.
Che brutto aspetto che hai. Non brucia niente. Eccolo là, Carlos. È arrivato. Ho preso il razzo a volo. Sì. Ciao Carlos. E stavolta non l'hai preso, te lo sei beccato tutto in pieno tu, tutto. Hey, tranquilla, ci sono qua io. Chi sei? Cosa stai? Sono Carlos. Ti porto via da qui. Coraggio. Ciao Carlos. Andiamo in un posto sicuro. Vabbè, mi stavo affezionando al personaggio di Jill. Quindi tra poco dovrei utilizzare Carlos. Perché io ho scelto Carlos alla fine, no? Oh, boh, vediamo. Vediamo. Caricamento. Sta caricando. Carico. Ma i salvataggi qua, sapete che non so ancora come forse funzionano. Ah, bene. Lo spero. Qui portiamo i sopravvissuti. M13. Qui no, dove? M4. Stiamo usando un treno della metro come rifugio. È sicuro. Che capello che c'hai, Carlos? Sto bene. Ehi, non guardo, sai? Capisco. Vabbè. Andiamo, segui Carlos. No. Ok. Il coglione che l'ha chiusa. Mi spiace. Allora, c'è una bella grafica. Ehi, cosa diavolo è quel mostro? Mi piace questa grafica. Non lo so, ma hai visto nulla di simile. Non è un zombie. Farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Ok. Sono loro i tipi ostinati. Per niente, è tutto tuo. Va bene. Tranquilla, sei in buone mani. Sono della divisione contromisure minacce biologiche dell'Umbrella. UBC. Ah. Cosa hai detto? Che cazzo hai detto? Siete voi la causa di tutto questo. Ehi. Cosa vuoi dire? Dove guardi? Sei libera di non fidarti. Ma io devo andare al rifugio. Andiamo. Bene, sì. Però allora vorrei capire anche come si salva. Andiamo. Jill, sei un po' lentina tu però, eh. Mamma mia. Dai, su. Oh, eccoci qua arrivati. Oh, ce n'è un altro. Capitano, alla signorina serve aiuto. Vecchietto questo capitano. Non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ok. Messo male. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata. Tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire. Mi correggo, trasformarsi. Ma chi è che sta a fare sto rumore? Ingenti perdite. Carlos. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazia il tuo datore di lavoro per questo. Però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Ecco, va bene. Non possiamo farcela da soli. Arriva al punto, su, forza. Abbrevia, dai, abbrevia. Abbrevia, amico mio, abbrevia. Va bene. Ci sto. Ok. Ma è per loro che lo faccio. Va bene. Non per voi. Ok. Bene, siamo sulla stessa barca. Grazie. Casa, spero con quei capelli non te si può vedere, eh. Vabbè. Okay, superstar. Prendi questa. Che cos'è? È per tenerci in contatto. Una radio? Un caricatore. Ma no, ma brava. Stabiliamo le priorità. Ti devi equipaggiare. Sali al piano di sopra. Troverai dei rifornimenti. Ok. Fatemi vedere una cosa, ragazzi, io non so, sono aggiunto la voce costumi al menu, usala per cambiare l'aspetto del personaggio, conferma, quindi per esempio costumi, Jill, costume classico,
No, direi che prendiamo questo. È più adatto a una questione di apocalisse. Punti di salvataggio, però, per capire se ho salvato oppure no. Ok. Non è BC per creare munizioni. Se sul campo di battaglia restate senza munizioni, vabbè, questa ve la taglio, me la leggo io. Questo è qui. Ok. Coltello. Ecco qua. Sempre là siamo. Va bene, mi dice di andare sopra, ma ci sarà un punto di salvataggio? Voglio pure capire quello, quando il gioco salva e quando non salva, perché non mi pare di aver letto nulla. Quindi, aspetta, qua in edicola, che cosa? Dico di un giornale scolastico: i cannibali sono tra noi tutta la verità. In una grigia mattina, il 25 settembre, la centrale polizia di Raccoon City ha ricevuto la chiamata di un cittadino terrorizzato, testimone di un'aggressione da parte di un balordo vestito di stracci. Il sospetto aveva assalito un passante a nord del museo d'arte LAMS. Gli agenti arrivati sul posto si sono trovati davanti alla raccapricciante scena del corpo mutilato di una donna gettata in un cassonetto dell'immondizia. Il cadavere mostrava numerosi morsi, segni di morsi, il che ha lasciato ipotizzare che la vittima fosse stata dilaniata usando i denti. Si tratta del terzo caso di cannibalismo a Raccoon City questo mese. Tutti si domandano chi possa essere colpevole. Chi è il mostro che si aggira per le nostre strade? Qui alla redazione del News Comet ci chiediamo se non sia uno dei pazienti ricoverati allo Spencer Memorial per cannibalismo e che non gradisce particolarmente il cibo della mensa dell'ospedale. I nostri inviati sono riusciti ad entrare nello Spencer Memorial per informarsi sui fatti e sono tornati con dettagli che farebbero rivoltare lo stomaco anche al peggiore dei serial killer. Voltate pagina per saperne di più sullo scoop dell'anno. E in realtà è finito, noi andiamo, dobbiamo andare su e spero di trovare un punto di... So, Jill, niente. sono ancora io. Dimmi, Sei già uscita? Ci cammina e sono quasi. corri. Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Va Vuoi bene. riattivare l'infrastruttura della metro? Sì. Come dovrei fare? Devi prima ripristinare la corrente. Giochetto Metterò da fino alla ragazzi. sottostazione quando sarai in strada. Ok. Ricevuto. Vado subito. Forse questo è un punto di salvataggio. Vediamo. Ah no, questa è una cassetta. Equipaggio. Ok. Ah, ce l'abbiamo. Allora, siamo riusciti ad equipaggiarlo. Però io ora vorrei capire anche... Ah, ragazzi, e qui si salva. Aspetta, qui c'è qualcosa prima. Vediamo. Ah, una cassa ancora più grossa. Guardiamoci prima un attimo attorno. Manuale UBCS per miscelare le piante. Quindi qui l'UBS non c'è posto per gli smidollati. Che alla prima ferita tornano al campo base frignando come dei poppanti. Se sperate che qualcuno vi dia un bacino sulla bua, potete anche tornarvene a casa dalla mamma. I veri uomini se la fanno da soli. Le medicine, se le fanno da soli le medicine. Quindi ficcatevi in testa queste combinazioni. Miscela discretamente efficace, pianta verde per 2. Miscela per la massima efficacia, pianta verde più pianta rossa. In alternativa, pianta verde per 3. Spray medico, sarà perché siete limitati, sarà perché non avete gli strumenti adatti, ma questo non potete crearlo. Vedete di prenderne uno appena lo trovate. Questo è tutto. Muovete a fare il vostro dovere, che al ritorno troverete una bella birra ghiacciata con cui festeggiare. Anche spiritosi che fanno così. Va bene, ragazzi. Allora, qui c'è il punto di salvataggio, quindi io ne approfitterei. Salverei proprio qui. E una volta salvato, io vi direi proprio che è il momento di salutarci. Questo è un primo approccio con Resident Evil 3. Fatemi sapere se vi interessa come gioco, se vi piace, perché io ho giocato praticamente a quasi tutti i Resident Evil e mi sono piaciuti. E questo remake mi sembra anche già graficamente fatto bene. Quindi non mi dispiace. Voi, ragazzi, continuate a seguirmi e come vi ho già detto, commentate, lasciate il mi piace, iscrivetevi se non ancora fatto e nei commenti mi raccomando, scrivetevi se vi piace questo gioco, se volete vedere qualche altra puntata. Sicuramente la porterò per vedere qualcosa in più, magari a chi non è piaciuto ora potrebbe piacere più avanti, chi lo sa. Va bene, ragazzi, ciao a tutti e mi raccomando, dite a parenti, amici, conoscenti e chi volete di iscriversi al mio canale. Ciao e alla prossima, ciao!